Oggi rispondiamo alla domanda delle domande, ovvero perché persone che reputiamo intelligenti continuano a credere a qualunque cosa il terrorismo mediatico somministra loro su base quotidiana. Eppure sono intelligenti, eppure hanno la testa sulle spalle, ma continuano a credere, a credere fortemente. Perché? Oggi lo vediamo. Prima di tutto partiamo da quello che abbiamo detto negli episodi precedenti, cioè se io sovrastimolo una parte del cervello che è il sistema limbico, sovrastimolo l'amigdala, con emozioni forti come ansia, paura, terrore, il sistema limbico prende il controllo e limita la capacità del eh, sistema corticale, della corteccia prefrontale, di analizzare una situazione dal punto di vista logico. Quindi per premesse, argomentazioni, conseguenze e alternative. Certo, questa è la base, ma questo è un tipo di manipolazione che tu riesci a vedere, riesci a percepirla dopo un po', ma c'è qualcos'altro che non riesci a vedere e questo qualcos'altro è proprio il valore gabbia, l'inganno zero. Perciò andiamo punto per punto a specificare come si crea dal punto di vista dell'ingegneria di sociale un valore. E come questo valore poi viene reso cemento armato, mastice, nella mente di determinate persone, attraverso il pensiero di gruppo. Partiamo da una dichiarazione, quella del ministro, del magnifico ministro, dell'eccezionale ministro della pubblica istruzione Bianchi, che parlando della mascherina ha detto testuali parole: c'è un valore educativo in tutto questo. È un atto di responsabilità. Infatti l'inganno zero, il valore gabbia, quello che sta, stiamo subendo più di tutti in questo momento, è il valore responsabilità. Come si crea? Quindi come funziona questo valore? Con quale obiettivo si costruisce? Come si collega al pensiero di gruppo? Bene, da questo punto di vista il valore sempre relazionato a un'azione di ingegneria sociale, ha tre caratteristiche principali. La prima è l'importanza, cioè l'ingegnere sociale deve definire estremamente rilevante nel pensiero comune, nella sua agenda, quel tipo di valore. Lo dovete sentire costantemente, è un atto di responsabilità, dobbiamo essere responsabili da chiunque, soprattutto la figura di... Eh, figure di autorità ok quindi quel valore di importanza deve essere colossale e dobbiamo pian piano limitare tutti gli altri responsabilità vale più di libertà poi c'è una portata questo è fondamentale cioè quanto lo faccio estendere in una società l'ingegnere sociale lo deve applicare a tutti i principali ambiti della società pensate al valore ambiente quello su, quello su cui ci stanno catapultando ok se ci fate caso c'è stata la modifica dell'articolo 41 della costituzione mm? quindi la portata è aumentata mentre prima si diceva che non, non può svolgersi l'iniziativa economica privata e libera ma non può svolgersi in contrasto con l'unità sociale ora non può svolgersi in contrasto con l'unità sociale o in modo da recare danno a salute ambiente. Vedete questi due valori? Vedete la portata? Bene. E arriviamo al terzo punto di cui abbiamo appena parlato. Non solo dobbiamo estendere il valore, nel nostro caso, di responsabilità o di ambiente o di salute a, tutto, a tutta la società, ma dobbiamo anche normarlo. Perché se noi non orniamo, e la normazione è la terza caratteristica del valore, non riusciamo a definirne premi e punizioni. Premi che decretano quel valore come un comandamento per un gruppo di riferimento, che è il mio obiettivo, e punizioni, quindi come una condanna, per il gruppo che non aderisce. Da questo punto di vista ricordate che... L'obiettivo di un ingegnere sociale è sempre doppio. Deve creare due gruppi, due gruppi fondamentali, non uno. Il primo è il gruppo che aderisce, in questo caso, al concetto di responsabilità nella sua importanza, nella sua portata e nella sua normazione. Dall'altro, i fascinolosi, cioè l'identità contraria. Si creano sempre due identità, in modo tale che l'identità contraria... Innanzitutto venga sovraetichettata, stereotipata e poi sia che cosa? Quella che dovrà subire le conseguenze negative dell'applicazione di quel valore all'interno del gruppo della società di riferimento. Cioè se io naturalmente ho esaltato, portato avanti universalizzato il concetto di responsabilità, è chiaro che le conseguenze reali hanno portato rabbia e ansia. E allora l'identità contraria, il gruppo contrario serve a che cosa? <ride> Beh, insomma, Goebbels ce l'ha insegnato a fare da mh, elemento di scarico, ok? Scarica quindi l'ansia e la rabbia della traduzione in realtà nell'importanza del valore e della normazione all'interno della società di quel valore di riferimento. Pensate all'ambiente. Pensate, detto bello, ambiente, tutto bello, tutto trasparente, si respira bene, ma avrà delle conseguenze reali sulla piccola e media impresa italiana. E allora, quelle conseguenze cosa che genereranno? Ansia e rabbia. E quell'ansia e quella rabbia non è che rimane così sterile, dovrà scaricarsi. Bene, da questo punto di vista abbiamo visto i tre elementi e l'obiettivo. Ora andiamo a vedere come il valore si connette al pensiero di gruppo. Perché? Perché se tu fai parte a livello identitario di un gruppo, tu subisci quelle che sono le leve di psicologia sociale del gruppo nei tuoi confronti. Infatti ci sono 11 effetti gabbia sull'identità di gruppo. Pensate a chi si ritiene responsabile, pensate ai partiti che incarnano la responsabilità. Se parlate con una persona che aderisce a quei partiti, <ride> non farà altro che da specchio, da replica del pensiero del gruppo di appartenenza. Infatti, quando tu aderisci a livello identitario ad un gruppo, subisci anche quelli che sono i via scognitivi del far parte del gruppo stesso e ci sono 11 effetti. Il primo è l'effetto amplificazione, cioè l'importanza del valore viene automaticamente amplificata attraverso il gruppo. È un elemento naturale, viene automaticamente amplificato il valore, cioè l'importanza di quel valore. Poi il due, questo è semplice, l'effetto polarizzazione, cioè l'identità di gruppo rispetto al valore e l'identità contraria si polarizzano. Poi c'è un effetto autorità, cioè l'autorità percepita all'interno del valore diviene pressoché indiscutibile. Se tu aderisci a un gruppo, l'autorità di quel gruppo diviene indiscutibile perché il tuo pensiero comincia a non ragionare logicamente in maniera critica, ma aderire prima al gruppo e quindi all'autorità. Poi c'è il quarto effetto, c'è cioè l'effetto bolla. Rispetto al valore riferimento, il gruppo non esercita più alcun pensiero critico. E questo è il problema di aderire a un gruppo, perché più aderisci al gruppo in maniera inconsapevole, più non metti mai più in discussione il valore di riferimento. Non lo metti più in discussione. Poi c'è l'effetto, importantissimo, invulnerabilità. I membri che condividono quel valore... Sentite bene. Iniziano a condividere l'illusione di invulnerabilità rispetto a rischi e conseguenze che tale valore esprime nella realtà. Si sentono invulnerabili. E eh, quello è il valore importante. Quello che succederà dopo a me non toccherà. E questo è un bias cognitivo. Quindi non pensate che eh, quelli siano stupidi. E semplicemente subiscono... Che cosa? Una parte. ci Marto. Però una parte subisce la forza di quel gruppo e la capacità dell'ingegnere sociale di aver stabilito come icona, come, come base di tutto quel pensiero, di quel gruppo stesso, il valore, nel nostro caso la responsabilità oppure l'ambiente. Poi c'è l'effetto moralità, questo è, anche questo è importantissimo. Quel valore diviene un valore a livello etico e chi non si conforma a quell'etica che è divenuta comandamento diventa automaticamente immorale quindi se tu non credi al valore dell'ambiente sei automaticamente una persona senza etica vedete il gioco perché continuano a parlarci di ambiente perché a quel punto avranno sedimentato quel tipo di valore e chi non aderà, aderirà aderirà sarà squalificato a livello morale, oltre nella sua portata tecnica, logica e normativa. Poi naturalmente c'è l'effetto stereotipizzazione, i membri che non esprimono quel valore vengono stereotipati, okay. vengono stereotipati o codificati. Non credi nella responsabilità se un negazionista, se sei un complottista, queste categorie vengono costruite appositamente. Poi, questo è fondamentale, l'effetto pressione a conformarsi, cioè i membri all'interno del valor non lo mettono più in discussione perché subiscono una fortissima pressione a livello psicologico. A livello psicologico è chiaro: più sei tu pressato dalla famiglia, dall'ambiente di lavoro e premiato o Demansionato a seconda della tua aderenza più o meno totale a quel valore eh, si crea una pressione e non solo a livello psicologico, ma a livello concreto, reale, perdi il lavoro, perdi di che vivere e quindi la pressione del gruppo diventa fondamentale. Ma funziona anche se uno non dovesse perdere il lavoro perché cosa perderebbe a non aderire a quel valore? Perderebbe la faccia e quindi. Se non è abbastanza forte, non è abbastanza responsabilizzato, autoresponsabilizzato, si sentirebbe destrutturato, de limitato dagli altri, quindi una, una pecona nera, ma non dal punto di vista positivo, ma dal punto di vista negativo, quindi qualcuno che di quel gruppo non potrà più farne parte. Poi c'è l'effetto autocensura, cioè i membri del gruppo che condividono quel valore tendono ad autocensurarsi e non lo metteranno mai in dubbio, lo fanno in automatico. Sono bias cognitivi. E una volta che tu hai costruito questo substrato, questo, questo valore, questa terra di riferimento, e le persone in automatico inizieranno ad autocensurarsi. Il gioco del non politicamente corretto serve proprio a quello estremamente collegato con la responsabilità. È un gioco di ingegneri sociali. Perché cosa fa? Tu ti autocensuri preventivamente e quindi autocensurandoti limiti anche la tua capacità di analizzare un concetto, una realtà da più punti di vista. E una volta che hai iniziato l'autocensura, tu sei fregato. Poi anche questo è fondamentale, l'effetto illusione di unanimità. Cioè, chi aderisce a quel valore tende a pensare che la maggior parte delle persone la pensi esattamente come lui. E questo è un bias cognitivo assurdo. Nel momento in cui tu aderisci a quel valore, pensi che tutti lo, lo condividano insieme a te. Tutti, è un'illusione di unanimità e questo è un grave errore, perché se tu unisci. L'invulnerabilità di cui abbiamo parlato, con l'illusione di, di unanimità, tu vai a sbattere, vai sempre a sbattere, sempre. E poi naturalmente l'effetto guardiano, i delatori. I membri del gruppo che condividono quel valore tendono a agire automaticamente come guardiani del valore, perché ormai è tuo e talmente forte in te che agisci come guardiano all'interno del tuo gruppo e all'interno degli altri all'interno della società, all'interno delle news, all'interno dei post su Facebook. Quindi, recapitolando, si costruisce un valore appositamente, si ne si estende la portata, si codifica dal punto di vista normativo e poi si dà impasto a gruppi di riferimento. A quel punto, se tu sei responsabile, aderisci a quei gruppi di riferimento, che possono essere partiti, associazioni eccetera eccetera tu subisci questi bias cognitivi e sei matematicamente fritto matematicamente quasi matematicamente infatti nei prossimi video andrò a presentarvi le varie modalità con cui destrutturare questa gabbia bene alla prossima